Qualità della vita, Lucca scende al 53° posto nella classifica annuale stilata da Il Sole 24 Ore. La provincia di Lucca perde 6 posizioni rispetto allo scorso anno, trascinata in basso dall'aumento del numero di crimini. Un nuovo look per la passeggiata di Viareggio, approvata dal Consiglio Comunale, la delibera e il regolamento che danno nuove indicazioni per i dehors degli esercizi commerciali. 5 milioni di euro per 13 aziende innovative della provincia di Lucca. La Regione Toscana ha assegnato i finanziamenti per altrettanti progetti di ricerca e sviluppo. Un calendario per la ricerca neurologica e l'opera del pittore Riccardo Benvenuti, i cui ricavati andranno all'associazione Arno. Lo sport, il calcio lucchese a tutto gas. Dopo la vittoria contro l'Aquila, i rossoneri guardano con entusiasmo al 2016. Nel frattempo il presidente Bacci sta giocando un'altra partita, quella delle elezioni di Lega. L'appetito viene mangiando dopo la vittoria sul campo della Collegiana di Viborgo, sale al 4° posto e nell'ambiente inizia a circolare la parola playoff. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG. Noi dunque in primo piano questa classifica, la tradizionale classifica stilata ogni anno dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Non ci sono buone notizie per la provincia di Lucca, perché il dato aggiornato la posiziona al 53° posto. Vediamo il servizio. In provincia di Lucca si vive bene, sì è vero, ma potrebbe essere molto meglio. A dirlo è l'indagine condotta da Il Sole 24 Ore, che da oltre 20 anni misura la vivibilità delle province italiane, elaborando una serie di dati statistici e stilando una classifica annuale. Nel 2015 Lucca si piazza al 53° posto, perdendo ben 6 posizioni rispetto allo scorso anno. Il dossier tiene conto di 6 parametri: tenore di vita, servizi ambiente, affari e lavoro, ordine pubblico, popolazione e tempo libero. Lucca perde posizioni su tutti i fronti, eccezion fatta per il tempo libero. Ma partiamo dalla classifica generale. 53° posto nella graduatoria guidata quest'anno da Bolzano. Nono posto in Toscana, dietro Firenze, Siena, Pisa, Livorno, Grosseto, Arezzo, Massa Carrara e Prato. Peggio di noi, insomma, solo Pistoia, finita 56°. Andando nel dettaglio, il peggioramento sarebbe dovuto a una diminuzione del tenore di vita, 43° posto, meno 7 posizioni rispetto al 2014, alla qualità di servizi ambiente, 35° posto, meno 6 posizioni, ma soprattutto all'ordine pubblico, inteso come numero di crimini e reati rispetto alla popolazione. Lucca si piazza al posto numero 104 in Italia, meno 14 posizioni rispetto allo scorso anno. Unico fronte in cui la provincia di Lucca guadagna posizioni è il tempo libero, dove si piazza al 18° posto in Italia, guadagnando 9 posizioni rispetto allo scorso anno. E su questa classifica abbiamo sentito il presidente della provincia e sindaco di Capannori, Luca Menesini. Sì, una classifica con luci ed ombre, dove appunto il dato che emerge è un dato preoccupante sul fronte dell'ordine, della sicurezza e dell'ordine pubblico, e sicuramente su questo è anche una conferma di quello che stiamo vivendo in questo periodo, che richiede uno sforzo da parte di tutti gli enti. Dall'altra, anche sul fronte appunto dell'occupazione, come già era stato evidenziato con l'indice del benessere equo e sostenibile, sicuramente ci sono degli elementi da migliorare, sui quali lavorare. Penso all'imprenditoria giovanile, penso anche a tutto l'ambito che riguarda il processo di istruzione e l'abbandono scolastico. Accanto a questo ci sono dati come la qualità della vita, come ambiente, come gli aspetti che riguardano più l'ambiente, dove Lucca continua ad essere in buone posizioni. Quindi complessivamente, dicevo, luce e ombre, e sicuramente un lavoro che tutti gli enti devono fare per migliorare questa situazione.
Lasciamo questo argomento, ma parliamo comunque di cronaca. Nel weekend appena trascorso i carabinieri sono stati impegnati in controlli straordinari anticrimine e complessivamente sono state controllate e identificate 211 persone, 4 le denunce, fra queste 2 italiani responsabili di diversi scippi commessi a Forte dei Marmi durante gli ultimi mesi. Ed invece la polizia di Lucca ha arrestato una donna di 33 anni accusata di traffico di sostanze stupefacenti al termine di una complessa indagine che già a novembre aveva smantellato una centrale dello spaccio a Sant'Anna, alle porte del capoluogo. Gli agenti l'hanno fermata all'aeroporto Marconi di Bologna mentre trasportava circa 67 grammi di droga shabu per un valore di circa 30.000 euro. Andiamo a Viareggio, questa mattina il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento della passeggiata. Sentiamo Massimo Mazzolini. Nuovo volto per la passeggiata di Viareggio, basta incurie, pressappochismo e fai da te. Da oggi gli arredi dovranno seguire linee guida precise, determinate di concerto fra amministrazione, soprintendenza ed esercenti. Il Consiglio Comunale stamani si è infatti espresso positivamente sulla delibera e sul regolamento presentati dall'assessore Alberici che regolano i cosiddetti DEOR, stabilendo misure, forme e colori di pedane, tavoli e coperture. Un segnale forte, commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro. E bisogna cominciare a prendere le decisioni, e bisogna soprattutto assumerci le responsabilità di prenderle, cosa che finora non è stata fatta. E guardate la città, in che condizione è. E ci chiedete di rimandare ancora? Ancora un'altra volta? Ma per favore, noi dobbiamo andare avanti, ascoltando tutti, sentendo tutti, perché sentire è diverso da ascoltare, mettendoci ai tavoli come abbiamo fatto, recependo le indicazioni positive che sono arrivate dalle precedenti amministrazioni, e questo lavoro è durato anni. In linea generale saranno messi come copertura solo ombrelloni di colore bianco, panna e tavoli coordinati con le sedie di forma e materiali ben precisi. Tutte le pedane inoltre dovranno essere allineate l'una all'altra e non potranno essere profonde più di 5,60 m. Vietata anche ogni forma di messaggio pubblicitario sugli arredi. Certamente noi faremo ricorso, dovremmo fare ricorso al TAR perché questa delibera non prevede sì alcune cose buone, ma prevede tante altre cose che non sono sostenibili, ecco. Non vanno nella direzione di quello che noi chiediamo, nel senso che non vanno nella direzione della semplificazione dei DEOR della passeggiata, perché noi come prima cosa non vogliamo più le plastiche. La data entro il quale portare a termine i lavori di riqualificazione sarà il 31 maggio prossimo, così come da emendamento presentato dalla maggioranza e approvato con 16 voti a favore e 4 contrari. Adesso parliamo di ricerca e innovazione in campo industriale delle imprese, perché 13 aziende della provincia di Lucca hanno vinto un bando regionale. 13 imprese innovative della provincia di Lucca riceveranno dalla regione toscana un totale di 5 milioni di euro di finanziamenti per altrettanti progetti di ricerca e sviluppo. Le graduatorie di vincitori dei 3 bandi riservati alle grandi, medie e piccole imprese sono state approvate nel corso dell'ultima giunta regionale. Il primo bando, riservato ai progetti strategici di ricerca e sviluppo, ha visto premiate 3 aziende lucchesi. Si tratta della Lucart, della Kedrion e di Futura Spa. Altre 3, la Ecopol, la Caen e la Maflex, hanno ottenuto finanziamenti sul secondo bando, che riguardava i progetti di ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese. Il terzo prevedeva aiuti all'innovazione delle piccole e medie imprese e sono state 7 quelle vincitrici. I finanziamenti sono infatti andati a GeoSolution, Nubes, Gambini, Microtest, Altopac, ItMind e ancora la Kain. Per Lucca si tratta di un investimento totale tra risorse pubbliche e private di quasi 15 milioni di euro, con i quali le imprese automatizzeranno i loro processi produttivi, introdurranno nuovi materiali, svilupperanno tecnologie informatiche nelle telecomunicazioni e nella fotonica. È la Toscana che innova, ha dichiarato il presidente della regione Enrico Rossi, anche grazie all'apporto decisivo di università e centri di ricerca, imprese che potranno avere una ripresa economica stabile e nuovi posti di lavoro.
Ci sono però anche delle brutte notizie che arrivano dal mondo del lavoro. 10 licenziamenti alla AM Autotrasporti di Pietrasanta, notizia che è stata diffusa oggi da Mario Navari dell'Associazione Sinistra Lavoro. I dipendenti avrebbero ricevuto le lettere di licenziamento senza preavviso, senza formule preventive di ammortizzatori sociali. I sindacati si stanno occupando della vicenda e anche l'associazione ha annunciato eventuali iniziative per aiutare i dipendenti. E sempre in Versilia, a proposito di politica, il sindaco Neri ha proceduto questa mattina alla revoca delle deleghe fiduciarie a suo tempo conferite al presidente del Consiglio Comunale Mara Tarabella e al consigliere Alex Pardini. Deleghe come i bilanci delle aziende partecipate, la protezione civile, la sicurezza e l'innovazione, che resteranno nelle mani del sindaco, che provvederà a riassegnarle dopo le festività natalizie. Adesso a Lucca, perché ci sono i genitori che si battono per una scuola migliore, in particolare sul fronte delle mense. Questa mattina una conferenza stampa con delle novità. Spreco del cibo e costi elevati. Questi i due punti messi in risalto durante la conferenza stampa del comitato La scuola che vogliamo Lucca, che si è tenuta nella sede della Croce Verde del capoluogo. Le richieste da parte dei genitori, riuniti dallo scorso settembre, sono la diminuzione delle tariffe per la mensa scolastica, passate da 4,30 a 5 euro, ma soprattutto il miglioramento del menù per un consumo del pasto più consapevole affinché tutti i bambini mangino. A questo proposito, il comitato ha presentato anche un dossier con alcune foto, scattate da insegnanti e genitori, e che dimostrerebbero lo spreco quotidiano dei cibi non consumati dai bambini. Dopo la protesta noi abbiamo cercato di dialogare con le parti e abbiamo visto che questo dialogo, insomma, non è che sta dando grandi frutti. E quindi niente, noi vogliamo stamattina illustrare e mettere a fuoco questa situazione che c'è. Figli che non mangiano, cibo che viene buttato. La scuola che vogliamo, oltre a chiedere meno sprechi, ha chiesto la possibilità di far consumare ai bambini il pranzo portato da casa, anziché il cibo cucinato nella mensa scolastica. Ieri a Lucca si è svolta la cerimonia inaugurale di 6 nuovi automezzi e macchine operatrici del Comitato della Croce Rossa Italiana. Si tratta di un'ambulanza, di un autobus, un minibus, un mezzo attrezzato, un furgone allestito per il trasporto delle unità cinofile e ancora un camion, una pala meccanica e una pompa idrovora di grossa portata. Adesso parliamo di una bella iniziativa che lega la beneficenza all'arte, il calendario di Riccardo Benvenuti per l'associazione Arno. C'erano tutti gli amici più stretti dell'artista sabato sera all'Hotel San Luca per la presentazione del 10° calendario realizzato dal pittore lucchese Riccardo Benvenuti per l'associazione Arno, l'Associazione Nazionale per la Ricerca Neurologica. Tanti rappresentanti dell'arte della lucchesia, da Giampaolo Bianchi a Fabio Grida a Roberto Fontirossi, tutti stretti intorno al maestro Benvenuti, che è apparso visibilmente felice del traguardo raggiunto con questo 10° calendario. Eh sì, effettivamente sono molto legato a questo calendario, perché non credevo di arrivare al 10°, no? Anche perché dico il primo, il secondo, la gente dice magari queste figure si ripetano, e poi sembra che non si ripetino, quantomeno cambia molto lo scenario, ecco. Un legame ormai molto forte, quello dell'artista con l'associazione, come ribadito anche dal presidente Gianfranco Antognoli, che ha presenziato la presentazione. 12 riproduzioni di alcune delle opere più suggestive della produzione pittorica di Benvenuti per una raccolta che prende il titolo del profumo delle stagioni. Mi piaceva questa idea qui, perché ogni stagione ha un suo profumo, no? Io lo racconto attraverso queste immagini, che credo che si appartengano un po' alla mia personalità, insomma. Ho sempre fatto queste figure perché per me rappresentano la vita, è più simbolo della vita della donna che simbolo della mamma, della maternità, il simbolo dell'amore.
Chiudiamo qua la prima parte del TG, una breve pausa e poi ci ritroviamo con la pagina sportiva.